Immagino tu abbia avuto l'occasione di incontrare molte start-up e quali sono stati i principali problemi? Allora, gli errori sono vari, no? Allora, uno dei principali che mi è capitato spesso di incontrare è quello di non confrontarsi con il mercato, cioè non partire con un'idea, innamorarsi magari di quell'idea lì, senza effettivamente capire se risolve un problema a qualcuno, no? Che può sembrare una cosa assurda, no? Ma in realtà succede spesso, no? Di incontrare questo tipo di problema. Oppure di dire, ma hai già provato a vedere se la tua idea esiste, se hai dei competitor, no? Se effettivamente sul mercato ci sono delle soluzioni simili alla tua. E mi è capitato di ricevere delle risposte delle più varie, no? Del tipo, no, non ci sono competitor, la nostra idea è unica e originale. Che non è esattamente la risposta che si aspetta, ad esempio, qualcuno che vuole investire in una startup, no? O anche semplicemente qualcuno che vuole capire la solidità di un'idea. Perché se non hai competitor, se mi dici che non hai competitor, cominciano a venirmi tutta una serie di dubbi, no? Tipo, hai cercato abbastanza bene, di nuovo, sei sicuro che la tua idea sia buona? Perché se non hai competitor, forse non c'è veramente un mercato, no? E poi la cosa buffa è che a volte. Mentre lo startup del caso mi raccontava l'idea, cercando su Google in 2 secondi trovavo tre o quattro possibili competitor, li facevo vedere sbiancamente, dice, ah, caspita, no? Che all'inizio si è gasati, sai. Perché sì, no, è facile avere delle idee, è facilissimo. Una delle cose più facili e più comuni trovare delle idee, a volte anche delle idee buone, no? Però poi ovviamente bisogna andare oltre, no? Bisogna capire che c'è bisogno di concretezza, c'è bisogno di avere un team che sia equilibrato, no? Di persone che portino competenze differenti all'interno dell'azienda, e se non ci sono se non c'è questo all'inizio, una delle prime cose da fare per una startup è cercare altre persone che facciano le cose che non sono all'interno del team iniziale, Certo. e quindi puoi andare avanti in modo più equilibrato possibile. Secondo me c'è una sottile linea che divide la determinazione dall'arroganza, e questo è spesso il successo si gioca proprio su quella sottile linea lì. Allora, è giusto credere nella propria idea, e se uno ha un'idea che ritiene che sia valida, è giusto che la difenda, no? Però bisogna anche ascoltare quello che possono dirti altre persone che magari hanno un certo tipo di esperienza, magari nella tecnologia o nel marketing, o che conoscono il dominio in cui si muove l'idea di cui parli, perché magari ti possono insegnare qualche cosa, no?